Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su A Plague Tale Innocence. Bentornati ragazzi su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo iniziato questa nuova avventura insieme. Oggi dobbiamo proseguire con il secondo capitolo. Ed eccoci qua, il secondo capitolo si chiama Gli Stranieri. Amisha e il suo fratellino Hugo perdono la famiglia durante un attacco dell'Inquisizione per catturare il bambino. Hugo è cresciuto segregato dal resto del mondo a causa di una strana malattia e Amisha, che lo conosce a malapena, deve ora portarlo da Laurentius, il medico che lo aveva curato in passato. Ok, ci hanno fatto anche un breve riassunto di ciò che è successo nello scorso episodio e rieccoci qua. Allora, dobbiamo cercare aiuto. Sì, una cosa che posso criticare al titolo è il fatto che i caricamenti sono abbastanza lenti. Ok, siamo arrivati al villaggio. Guarda che oca gigante. Ah, scappa via, scappa via. Oh, apples. Hugo, not now. Sembrerebbe tutto abbandonato. Don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? Sì, in effetti, insomma, Hugo. Possiamo esplorare un pochettino la zona? Ma in realtà no. Non più di tanto, insomma. Allora, smoke. There must be a lot of people. Andiamo a dare un'occhiata perché ho un brutto presentimento, eh. Qui ci sono i cancelli tutti sbarrati, è una tipica città medievale. Vi ricordo ragazzi che siamo alla fine del 1300. C'è una signora. Sì, in effetti. Di qua si va da qualche parte o dobbiamo andare dall'altra parte? Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked, we need help. Please, it's very cold. Ah, possiamo bussare alle varie porte. Anche qua. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. Please, I'm begging you, please help us. We're wet and hungry. What on earth is going on? Vieni qua, vieni qua. Non ti allontanare. Allora, da questa parte possiamo proseguire. Là c'era una signora. Io proverei andare a bussare a quella porta là. Magari la signora ci dà qualche informazione. Is anyone there? We need help. No one is going to let us in. What's the matter with them? In effetti, tutto questo è molto molto strano. Il villaggio è stato ricreato molto molto bene. Qui non c'è niente. Aspettate. Ci ha risposto qualcuno. Qui c'è anche qualcosa. Delle rocce. Mi potranno tornare utili, eh. Ho le tasche piene di sassi. Non credo. Stanno hiding. Sì, in effetti. We've waited too long. I told you we need to leave. And go where? Someone's there. We'll come back later when things are better. You'll be dead before things get better here. That's enough. Andiamo da questa parte, va. Oh, look. Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right, sorry. Ecco perché non vogliono farci entrare. The village is contaminated. That's why everyone's hiding. I can smell something cooking. Is it fair? It doesn't sound like. Ho paura che non sia cibo. Ho un brutto presentimento, ragazzi. Good Lord. Infatti. You! I'm begging you! Go get help!
Stanno bruciando le persone malate. Here's the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you found Conrad Malfoy. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Aia, ecco perché non ci aprivano. Come on. Vai, 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 vai. Dobbiamo scappare di qua. Non ti incastrare però. Di qua. Vai, vai, vai. All is quiet. He's going to see us. Don't move. Have to wait until they show themselves. Then we'll get him. Io dove caspita devo andare? Forse devo andare là in cima. Sì. Allora, facciamo così. What was that noise? Dai, vieni giù. Vieni giù. Che ti passo dietro. Vai, 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 vai. Non dobbiamo farci beccare. That's it. Almost. We showed him. No. Via. Not that way. Where are we going? Si riparte. Come on, just run as fast as you can. There, the wall. Vai, sbrigati! Sbrigati! We should never have come here. Why are they doing that? Allora, evil with us. We have to find a way out of here. Così funziona. Possiamo lasciarlo? Sì. Allora, aspettate un attimo. Prendo questo. We need to push. Yes. Perfetto. Good. We can climb onto it now. Meno male che non ci hanno visti, perché abbiamo perso mezz'ora questo carrello. Allora, qui ci sono sempre solo rocce. E dobbiamo andare da questa parte. The chain doesn't look very strong. Ok, quello da colpire. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Aia. Troppo casino. Let's push this. Yes. Spingi, spingi. Anzi, tira, tira. Sì, sti carrelli sono un po' scomodi, se devo essere sincero. Ok. Climb up, I'll help you. Dai, usciamo di qui. E muoviamoci. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. No. No, quickly, quickly. The ladder, go and climb, you first. It doesn't look safe. Vai, vai, vai. We're running out of time, they're coming. Vai, sbrigati. It's going to break. No, si è rotta la scala. I told you. Io vado di qua. Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here, this side. Non riesco ad arrampicarmi. There you are. I found this, so you can climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Ah, eccolo.
Quindi? Come on, come on. Dai, 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 dai. Well done. Bravo, Hugo. I was scared. Sali, 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 sali. It's my fault. You were right. We need to go home. Okay. We can't. Not without Laurentius. Lì non c'è niente. Sbrighiamoci. Conrad lost his mind when he Look out. Died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, allora, facciamo attenzione. Questo me lo prendo. Allora, qui ce n'è uno. Proviamo ad attirarlo là sotto. What's that racket about? Bravo, vai, vai, vai. Sbrighiamoci. Qui ce n'è un altro. Devo trovare un modo per farlo spostare. Allora, magari mi nascondo qua. E lo faccio andare di là. Non funziona. Non funziona. Ma magari gli posso tirare un vaso in testa. E se gli tiro un vaso in testa? Ci sta cercando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. C'è una porta. C'è una porta. Vieni, 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 Hugo, vieni. Ok. Qui non c'è niente. No, it's stuck. Non so dove caspita andare, ragazzi. Ah, la finestra. Hugo, go through there. Open it for me. Right. E quindi? Ma scusa, non puoi buttarti fuori anche te dalla finestra? Hurry! Hugo, please! Hugo, he's here! Hugo, do something! Vai! Andiamo, andiamo, bravissimo! Oh, please, we've got to carry on! Just a little further! Mamma mia! Questo livello qua ce lo giochiamo tutto di corsa. Grazie, grazie signora, grazie. Grazie. Where are they? Listen, we'll tell Conrad we lost them. I'm not staying here. Ok, mi sa che se ne sono andati. La signora ci ha salvati, You're safe. They'll never come looking for you here. Grazie signora, scusi, stavo dando un'occhiata alla sua casa. In a chest. In the bedroom. Ah, are you sure? Thank you. Sfugge agli abitanti del villaggio, perfetto. Qui c'è qualcosa, magari possiamo poi potenziare la fionda. Nel frattempo andiamo su
Mamma mia, una corsa unica. Una corsa unica. Ok, facciamo che cambiarci i vestiti. That's better. What about you? We have to go and find Mommy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. Oh, prendi gli indumenti, ok? Dobbiamo recuperare il ragazzino. Allora, parliamo con la signora anziana, va? Magari ci dà qualche altra informazione. Visto che ci ha anche salvato la vita. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Clairvy. I'm Amicia, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. Grazie, Clairvy. Allora. Feel free to use the tools by the workshop. Right. Qui ci sono degli attrezzi. Diamo un'occhiata qua dietro nel cortile. Ha detto che potrebbero esserci degli strumenti da utilizzare. Ah, qua. Leather. Right. Let's get to work. Ok, allora vediamo cosa possiamo fare. Keep calm and concentrate. Allora, tieni premuto per riparare la fionda. Mentre aggiusta la fionda, Amicia ne approfitta per cambiare alcuni materiali. Così facendo aumenta la velocità dei proiettili fino a renderli letali per i colpi in testa. Allora, ripariamo sta fionda. Ok, vedete, abbiamo sbloccato altri potenziamenti e mi sa che non possiamo fare nient'altro. Questi qui sono gli oggetti che potremo trovare in giro, sono dei collezionabili. Right. I must go and thank Clovy. Ah, in qualunque momento possiamo migliorare la fionda, perfetto. Abbiamo sbloccato anche questa abilità. Allora, grazie mille Clairvy. La salutiamo. Facciamo che procedere. Hugo, mi sa che ti devi infilare qua dentro. O non possiamo procedere da questa parte? Ah, ok. Dovevamo parlare di nuovo con Clairvy. So? It's a lot better. Thank you, Clairvy. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. Shh. They won't survive long around here, if you ask me. No, Hugo. What are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout, children. That's enough noise. I want to see Mommy. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. I want to see Mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Oh, Daddy. Amicia. In effetti gliel'hai detto... You're lying. Gliel'hai detto in un modo abbastanza brusco. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Eccolo che scappa. Please stop. Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. Oh, dobbiamo inseguirlo.
Hugo, come back! Dobbiamo inseguirlo. Prendilo, Misha! Oh no, he's going to get us killed. Sì, in effetti. Però posso capirlo. Hugo, please. I'm sorry. Wait. Vai, vai. Hugo! Aspetta. Non capisco dove sia andato. Ah, di qua, ok. Se non mi fate apparire il segnalino, però. Please listen to me. No, leave me alone. I'm sorry. Vai, seguilo. Arriva, 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 arrivo. No, no! Monsters, leave him alone. So that's where you were. We just want to leave. Ho finito i sassi. Never come back. Please, no. Preso. I didn't want to. Ti avrebbe ucciso, Amicia. Hugo, I'm coming. Oh, è cascato giù, ma non ci credo. Please say he's alive. Please say he's alive. Sì, ma dov'è? Andiamo, andiamo, andiamo da questa parte. Aia. Arrivo. È un cavaliere. Sì, ma non gli faccio niente. Mamma mia. Ecco, adesso. Devo colpirlo alle spalle, mi sa. Non ho i sassi. Qua, qua, qua. Ok, non ha funzionato. Proviamo. Non gli faccio niente, ragazzi. Là ce n'è un altro. There's no escape. Sooner or later. You're going to have to do better than that. Oh, sta perdendo l'armatura. Non ci avevo fatto caso. Ok, ragazzi, ci sono. Bisogna, vedete, farlo stancare. Bisogna farlo stancare. Ok, via l'elmo. Perfetto, ucciso. Ok. Praticamente bisognava farlo stancare. Hai fatto bene, Amicia. Ti avrebbe ucciso, eh? You killed him. Era l'unica soluzione, Hugo. Attenzione. Dobbiamo sbrigarci. Entriamo dentro. E abbiamo completato anche il capitolo 2, stranieri. Adesso dovremo iniziare insieme il capitolo 3, rappresaglia. Eccoci qua. Look, Amicia. I...
I'm coming. La chiesa è completamente abbandonata. Allora, dobbiamo esplorarla, però direi di farlo nel prossimo episodio, ragazzi. Direi di terminare questo episodio di A Plague Tale Innocence qua. Gran bel episodio. Praticamente abbiamo corso per tutto il tempo, perché siamo arrivati in una specie di villaggio dove invece di fornirci aiuto, a parte una signora anziana, tutti gli altri volevano praticamente ucciderci, dato che pensavano che avessimo diffuso noi la malattia. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su A Plague Tale Innocence. Alla prossima, ragazzi!